Oggi mi sono detto, in questo canale parlo sempre di quanto sia bello fare lo sviluppatore, quali siano i lati positivi, come diventare uno sviluppatore, quale sia la mentalità giusta, però mi sono reso conto che non ho mai parlato degli aspetti negativi, di quali possono essere tutte quelle caratteristiche che possono far diventare uno sviluppatore veramente una persona con cui nessuno avrebbe voglia di lavorare. Ed ecco quindi a voi il peggior sviluppatore mai esistito. Il nostro amico cattivo sviluppatore, a cui non daremo un nome per non offendere nessun nome in particolare, lo chiameremo, non lo so, Mr. D come developer, è una persona che ha una caratteristica che è predominante su tutte le altre, e che racchiude una marea di concetti che possono essere riassunti in chiusura mentale. Un cattivo developer, ma in realtà anche in tanti altri ambiti, è una persona che non accetta tante cose e non riesce a essere un elemento positivo e chiave all'interno di un team. È una persona che magari non è in grado di accettare le critiche, non è in grado di fare magari critiche costruttive, è una persona che a prescindere, la prima cosa che dice quando qualcuno gli propone qualcosa di nuovo, per esempio, è no, oppure è una persona che si comporta male anche a livello comunicativo, quindi magari interrompe mentre parli. Non ti dà la possibilità di esprimere un tuo concetto, non ascolta e non impara dai propri errori. Quindi magari continua a reiterare sempre a fare gli stessi sbagli. Magari continua anche a sbagliare le scadenze, per esempio, a darsi delle deadline sbagliate e anziché imparare a migliorare questo aspetto e capire come mai determinate cose avvengono, continua sistematicamente a sbagliare e doversi giustificare in continuazione. E per lui giustificarsi diventa una cosa normale. Il nostro amico Mr. D è anche una persona assolutista e come voi tutti sapete, perché ormai è un concetto che insegnano anche a scuola, solo un Sith vive di assoluti. Ovviamente sto scherzando, però è sicuramente una persona che sbaglia in partenza a considerare la sua esperienza, per esempio, quella che vale per tutti, o quello che pensa lui, il concetto che è la fonte di verità di qualsiasi cosa. Qualcuno che dice, io ho vissuto questa cosa, quindi è così, è qualcuno che non si apre assolutamente al dialogo, vive appunto di assoluti, senza basarsi magari su dei dati oggettivi o senza considerare magari quelle che sono state le esperienze di altre persone e considerare che magari quella che ha avuto lui è semplicemente stata un'esperienza magari negativa o magari particolarmente positiva, ma che non rappresenta la totalità dei casi. Quindi sicuramente è un certo tipo di persona che non accetta magari confronti rispetto a quelle che sono state le esperienze altrui. Mr. D è anche una persona che predilige la quantità sopra la qualità, e in questo concetto ci voglio mettere un po' di aspetti anche un po' più tecnici. È magari una persona che punta particolarmente al risultato, magari omettendo diverse best practice che gli migliorerebbero sicuramente la vita, migliorerebbero anche l'esperienza che lui ha del lavoro che sta facendo e di quello che può trasmettere alle altre persone che magari hanno meno esperienza di lui e che vorrebbero imparare bene. Mi sto riferendo magari a non scrivere documentazione, non fare le cose in modo tale che qualcun altro ci possa mettere le mani sopra in un secondo momento, quindi magari scrivere codice sporco, senza una particolare logica, senza magari lasciare indicazioni su che cosa fa esattamente una porzione di codice, non scrivere i test,
non concepire il fatto che quel codice appunto possa essere preso in mano da altre persone, quindi scriverlo sempre come se si fosse solo lui a doverci mettere mano nel tempo. E anche questa è una cosa che una persona appunto che non impara dai propri sbagli, come abbiamo detto prima, si dovrebbe prima o poi rendere conto del fatto che un codice magari non ben documentato, e non solo a livelli di commenti ma anche codice autoesplicativo, è un danno anche per se stessi, perché chiaramente non avrà più la possibilità in futuro di capire che cosa aveva fatto. Quindi una persona che predilige la quantità sopra la qualità è sicuramente una persona che omette determinati concetti, che magari lavora da freelance, allora punta molto di più al risultato, a fare tanti lavori contemporaneamente nel giro di breve tempo, tralasciando quelli che sono invece gli aspetti qualitativi e che farebbero di una professione anche più piacevole da essere fatta rispetto a produrre in serie qualcosa che magari non lascia neanche particolare piacere nell'essere fatto. Mr. D poi è una persona che ama fare tutto da solo, o meglio, più che ama, ritiene che gli altri non siano in grado di fare quello che lui invece sa fare. E quindi quando ci sono delle situazioni all'interno di un team in cui, non lo so, il team è rallentato, si è vicini a una scadenza, ci sono delle difficoltà, anziché provare a cercare di capire quali sono i problemi e come poter aiutare anche gli altri a trovare una soluzione, o immedesimarsi e cercare di essere qualcuno che propone qualcosa che possa essere possa agevolare tutto il team a raggiungere il risultato, preferisce prendersi tutto in carico e dire: ok, ci penso io, non vi preoccupate, faccio tutto io. In questo modo lui ha la sensazione di aver fatto la cosa giusta, perché dice: ok, ci penso io e arriviamo in fondo. Però in realtà, facendo questo, avendo questo comportamento, starà trasmettendo agli altri una sensazione di dire: ok, lui è quello che si crede sopra di tutti, quello che ne sa di più. E agli altri trasmette una sensazione appunto di arroganza, di supponenza e di di sopravvalutarsi rispetto a quello che magari sono le sue reali competenze. Magari lo fa anche non rendendosene particolarmente conto. Qualcuno lo fa con più cognizione di causa, qualcuno meno. Però questo tipo di atteggiamento sicuramente all'interno di un team è particolarmente negativo. E il quinto difetto del nostro Mr. D sono le scarse capacità comunicative. È una persona che purtroppo non è in grado di comunicare in maniera efficiente, né in maniera scritta, né in maniera verbale, né di spiegare quello che è un problema o di spiegare quello che il suo codice fa. Magari rispetto a quello che abbiamo detto prima, quindi tutto il discorso di chiusura mentale, di prediligere la quantità sulla qualità, non ha fatto nulla in modo tale che non sia necessario per forza spiegare qualcosa, perché il codice avrebbe parlato in sua vece. E invece si trova magari nella situazione di dover spiegare qualcosa, ed è una cosa che veramente non sopporta, e allora deve spiegarlo e non ci riesce, perché non ha sufficienti capacità comunicative per spiegare un concetto, per magari confrontarsi anche con qualcuno, capire qual è una problematica, anche soprattutto capire qual è un problema, per esempio, di un possibile cliente, e quindi trovare una possibile soluzione. Una persona che non ha capacità comunicative come il nostro buon Mr. D sicuramente farà molta 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 fatica a stare all'interno di un team, e un team farà molta 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 fatica a lavorare con il nostro caro amico. E quindi, caro Mr. D, datti una regolata, cerca di mettere a posto tutti questi difetti, soprattutto lavora sulla tua chiusura mentale. Se tu che stai guardando questo video ti riconosci in qualcuno di questi aspetti, credimi, con tutto dal profondo del cuore ti dico: cerca di lavorare su questi aspetti, perché
altrimenti attendere ti si rigireranno contro in qualche modo, verrai anche potenzialmente estromesso e avrai una sensazione estremamente negativa di questa professione, che invece ti dà la possibilità di essere in contatto con tantissima gente online, ma anche di persona. E avere questo tipo di chiusura mentale soprattutto non ti farà vivere particolarmente dei bei momenti. Quindi, se sei in questa situazione e ti rivedi in qualcuno di questi punti, cerca di fermarti, analizzare bene e capire che cosa puoi fare effettivamente per migliorare qualcuno di queste caratteristiche. Io spero vi sia piaciuto questo video, che vi abbia fatto trasparire come questi atteggiamenti sicuramente devono essere particolarmente curati dal punto di vista dell'attenzione che va messa per poter diventare dei sviluppatori migliori. E quindi spero che vi sia stato di utilità per sapere quali correttivi poter apportare. Detto questo, io vi saluto, vi ricordo sempre di seguirmi sui miei canali, di lasciare un like al video, di iscrivervi al gruppo Telegram e di attivare la campanella per ricevere le notifiche per i prossimi video. E niente, ci vediamo al prossimo video. Ciao!